Ed eccoci con Francesca Bendinelli per questa consegna del premio Pegaso 2015 dalla Regione Toscana, un bel premio che lo vediamo qui davanti, prestigioso per tutto il Cuspisa e in particolare per la sezione hockey. Ciao, allora questo è un premio per noi importantissimo perché premia il nostro lavoro veramente duro ed è un premio che aspettavamo perché dà seguito a un campionato vinto con estrema difficoltà e siamo veramente orgogliose di averlo ricevuto, perché questo campionato per noi è stato veramente veramente importante, perché abbiamo lavorato tantissimo e ormai eravamo un gruppo solido, un gruppo che appunto meritava di vincere, quindi siamo veramente veramente contente. La stagione che sta ormai volgendo, insomma, il giro di boa, vede le ragazze sempre in lizza per cercare di arrivare più in alto possibile, soprattutto nell'hockey Prato, che è un po' quello dove si punta sempre a fare sempre meglio. Quest'anno stiamo viaggiando a metà classifica dopo aver concluso un 2014 veramente in modo positivo, perché abbiamo raggiunto il più alto risultato possibile nella nostra storia e siamo arrivate terze, comunque sia veramente una cosa ottima per noi, e quest'anno puntiamo sicuramente un'altra volta a qualificarci per il playoff e da lì vediamo che cosa succede, ce la giochiamo. Ovviamente due parole anche per tutte le ragazze che stanno giocando in nazionale puntando alla qualificazione a Rio, penso per esempio ovviamente all'icona della squadra che è Martina, ma anche ad Agata e tutte le altre ragazze che sono convocate in questo percorso. Sì, le nostre ragazze che si stanno comportando veramente bene, Martina Chirico chiaramente è la nostra icona perché è stata la prima di noi ad affacciarsi alla nazionale senior, poi abbiamo Martina Lecchini che sta facendo veramente bene perché sta segnando tantissimi gol, ma anche Agata che è un pilastro della difesa, e Giulia Galligani ed Esther Benvenuti che è il secondo portiere, quindi siamo veramente contentissime per loro. Eh sì, tante ragazze nella prima squadra della nazionale, questo diciamo che è un grande risultato. Allora un saluto dalle nostre spalle, dal premio Pegaso, è tutto.